get it. Che cosa ne pensi del fatto che visitiamo ruderi, che sono la testimonianza fisica di ciò che è stato prima di noi, lasciato allo sbando, al marciume, alla lezzaggine? Guarda che c'era il Discovery con le molle, guarda che belle le molle gialle del Discovery. Ma in che cazzo sulla pasta è ancora più crudele. Nina, andava in a serpi. Allora. Una volta questa era una scuola. Poi purtroppo sono arrivati i comunisti e hanno distrutto tutto. Che poi veniva coperta. Questi sono i residui dei comunisti. Calano palo. Bevi. Incroci, bevi. Ma sei una palla di pelo di coccolosità. Questo cane stracciatelloso. Bello. Ti chiamerò Petru Cullombrello. Ma guarda che vecchio.
Dal famoso clan degli Zebedei, noti per avere 89 picche con loro. Qui deve esserci passato Giucas della casata Casella. Senti l'acqua delle cascate. La vera avventura inizia adesso. Poi mi sono preso una freccia nel ginocchio. Poi mi sono preso una freccia nel ginocchio, esatto. Mina sti scaluni. Thank you.
Lo sai che non è proprio fredda fredda? Se senti una iestima significa che andavi gentile. Perfettamente bilanciato. Ragazzi, esiste una sola cosa in grado di motivarmi abbastanza da arrivare alla fine della salita. E quella cosa è trovare Monica Bellucci alla fine della salita. Noi ti troveremo. Lì sarebbe bello andarci. Ma è privato? Che altro fa strano camminare in mezzo alla strada. Perché mi perdi un numero, se no mi chiamava. Thank you.
Un cefalù. Sono le trote, le vannotti. Che guarda. C'è un pesciolino con delle linee gialle, non so se è un cefalù. Con gli occhiali da sole e la chitarra sembri un Kurt Cobain che ce l'ha fatta. Se facessi io. Posa di macchina. Petro con l'ombrello.